per quanto è possibile farlo. Nel senso che è chiaro questo lavoro che io, questo stimolo, diciamolo, chiamiamolo così, questa stimolazione che ho cercato di portarvi, che quando noi lavoriamo, no, tendenzialmente l'attore cerca di dire: io questo personaggio lo vedo, lo sento, vorrei che fosse. Ecco, tutto questo non è niente se poi noi andiamo a esaminare quello che c'è scritto. Il personaggio è qui, è il testo che noi decidiamo. Non è, io pensavo che fosse tutto quello che voi pensate, immaginate, le sollecitazioni che potete avere, sono suggerite da qui, non soltanto dal testo. Nel senso che io devo dire buongiorno, ma quel buongiorno non è legato soltanto a dire buongiorno, ha anche un'intenzione che non è soltanto di dire buongiorno, ma in quasi tutto il testo di Pirandello nella prima scena. Tutte le scene, la prima scena delle donne all'inizio, si parla di una situazione che tutte sanno, ma nessuno dice. Poi entra il filibustiere di Viola, che sa che tutte sanno, e fa un deficiente con lo zio Simone, ma non lo dice mai esplicitamente. Sto ripercorrendo le scene che voi avete per voi. A un certo punto si incontrano, e torniamo alla scena che abbiamo esaminato la prima volta, tra Viola e Mita, dove non c'è il contesto, non c'è il baglio, non c'è il palmento pieno di gente, non c'è la condizione sociale che ci comporta e ci permette, ci costringe ad usare una faccia e a usare un linguaggio pubblico che deve tradurre l'emozione privata. E allora tra i due, con una sempre con una profonda e specifica allegoria, si dicono delle cose un pochettino più, come dire, smutandate, potremmo chiamarle così, ci si smutanda un po' di più, anche se nonostante tra i due sicuramente c'è un'energia e un linguaggio più confidenziale, sicuramente c'è un'intenzione più intima, ecco, diciamo così, ma nonostante questo la forma di approccio che Viola ha nei confronti di Mita non è diretta mai, neanche in questo caso, no? È un po' mamma toccami cicco, che mamma ci piega, mamma cicco mi tocca, toccami cicco che mamma non c'è. Non vede, non c'è, secondo le tradizioni orali della nostra magnifica penisola, isola comune.